da Milano ad Ariano Irpino per ammirare il territorio, ma anche per dare dei suggerimenti. Ben venga, guarda, questo incontro. Sì, allora, io sono di origini irpine perché il papà è della Torana, quindi ovviamente ho una casa qui, ci tengo tantissimo. Quando vengo qui, i primi due giorni, mi arrabbio un po', ma non perché, voglio dire, uno dice, il fenomeno che viene da Milano, no. Io voglio che questa contrada, come tutte le belle contrade di Ariano, vengano manutenute, come si dice, giusto? Manutenute, vengano rispettate, che vengano considerate, insomma, dall'amministrazione, perché è un peccato. Quando io sono arrivata a luglio c'era il cartello con contrada Torana completamente coperto dai cespugli. Poi, grazie a un post su Facebook e una collega giornalista che l'ha ripreso, abbiamo ottenuto, dopo tre giorni, giustamente, sono venuti la polizia locale, si è fatta carico del problema e io sono molto contenta, quindi andiamo avanti così. Situazioni che purtroppo esistono in molte zone della città. Pochi giorni fa ce ne siamo occupati anche in contrada Loreto, eppure basterebbe a volte poco per risolvere. Poco, innanzitutto basta segnalare, perché questo cespuglio era lì già da due anni. Se uno dice va su, io sono andata su in polizia locale, ho incontrato una persona per bene che mi ha ascoltato, il giorno dopo ha mandato chi di dovere. Queste cose capitano anche a Milano, capitano in tutto il mondo, io viaggio, però io quando vengo qua ci tengo, perché questa è anche casa mia, e quando, insomma, esco mi piace potermi vantare di essere qui. Lo faccio anche con le persone che stanno da altre parti del mondo, perché Ariano merita. Bene, un bell'incontro allora e buona permanenza ad Ariano. Grazie, buon lavoro. Grazie.